Bentornati su Facile Sommelier. Oggi parliamo di un vitigno aromatico. Ricordiamo che i vitigni aromatici sono quelli nei quali i profumi che si trovano nell'uva vengono direttamente ritrovati all'interno del bicchiere, i cosiddetti odori primari. Diciamo, parliamo di un vitigno aromatico, parliamo della Malvasia, o meglio si dovrebbe dire delle Malvasie, perché ce ne sono tantissime varietà. Pensate, in Italia se ne contano ben 18 varietà, sia a bacca nera che a bacca bianca. Fra le più famose a bacca bianca abbiamo la Malvasia di Candia nel Lazio, che non deve essere confusa con la Malvasia di Candia aromatica che troviamo in Emilia, la Malvasia istriana, la Malvasia del Lipari, la Malvasia bianca che troviamo in Puglia, mentre a bacca nera ricordiamo soprattutto la Malvasia di Brindisi e quella di Casorzo d'Asti. È proprio una Malvasia istriana noi abbiamo preso oggi per fare la nostra degustazione, e quindi andiamo ad aprire la nostra bottiglia come facciamo al solito. Ormai siete diventati tutti espertissimi, quindi prima leva, seconda leva fino a quasi far uscire il tappo, che invece facciamo uscire aiutandoci con il nostro frangino. Tappo ottimo. Lo mettiamo qua, piccola pulizia e andiamo a fare la nostra degustazione di Malvasia. Ecco, come vedete è frizzante, eh? Un'altra tipica caratteristica. Allora, il colore è sicuramente un giallo paglierino, andiamo a portarlo al naso. È fruttato, è floreale, sicuramente muschio, albicocca. Andiamo a degustare. Una caratteristica fondamentale è sicuramente la sapidità, e possiamo sicuramente andare a abbinarlo con degli antipasti o con dei primi piatti a base di pesce. Ci vediamo nel prossimo video su Facile Sommelier.